Passo libero da qualunque pubblico pagamento per sé e i suoi amichevole recepti e lasciarli vedere e misurare e ben stimare quanto vorrà. Quindi Cesare Borgia ripone la massima fiducia in Leonardo, qui siamo 20 anni dopo la lettera di autopresentazione, quindi evidentemente aveva sviluppato delle capacità personali e anche un certo prestigio, per cui un signore del livello di Cesare Borgia scrive una lettera del genere come lascia passare per tutti i suoi possedimenti. Chiaramente diciamo che la fama di Leonardo inizialmente e ancora oggi sostanzialmente si diffonde principalmente per la sua opera pittorica. Leonardo è uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, al di là di essere l'autore della Gioconda, della Mona Lisa, che è il più famoso di tutti, ma insomma è stato scelto come icona da tantissimi, anche da tantissimi artisti contemporanei. Andy Warhol è il primo fra tutti, e in merito alla Gioconda, che è appunto il più famoso dei suoi dipinti, mi sono accorto di una cosa abbastanza curiosa, che moltissimi, specialmente in Italia, sono convinti che la Gioconda sia stata rubata da Napoleone durante le spoliazioni napoleoniche. Questo è completamente falso. In realtà fu Leonardo stesso a portare nel 1516 la Gioconda in Francia, che poi fu acquistata dal re di Francia regolarmente quando, alla morte di Leonardo. E si sa, per esempio, che nel 1625, in una lettera che Cassiano dal Pozzo scrive per dare conto delle collezioni francesi, un ritratto che si è chiamato La Gioconda è fra questi. Per esempio, siamo abbastanza sicuri che già a metà del Cinquecento fosse nelle sale del castello di Fontainebleau, per dire. E fu Luigi XIV che poi fece trasferire il dipinto a Versailles, e dopo la Rivoluzione francese fu spostato al Louvre. E Napoleone Bonaparte ebbe a che fare con la Gioconda, se lo fece mettere nella camera da letto, però era già a Parigi sostanzialmente. Quello che invece molti pochi sanno è che la Gioconda in effetti fu rubata, ma non fu rubata dall'Italia per essere portata in Francia, ma fu rubata dalla Francia, cioè dal Louvre, per essere riportata in Italia. Nel 1911, in un periodo in cui al Louvre si stavano montando sostanzialmente le cornici e i quadri, erano tempi un po' diversi dai nostri, c'erano una serie di persone che lavoravano all'interno del Louvre. E un tal Vincenzo Perugia, che era un ex impiegato del Louvre, che era convinto che il dipinto appartenesse all'Italia, quindi come vedete viene da lontano questo mito, e non dovesse quindi restare in Francia, lo aveva rubato. In questi giorni di lavori un po' confusionari, lui si nascose in uno sgabuzzino di notte e la mattina dopo, con il dipinto sotto il cappotto, se ne andò a casa. Fra l'altro, altra cosa curiosa è che chiaramente cominciarono tutti a cercare questo dipinto da tutte le parti. La polizia fece una serie di interrogatori a persone che lavoravano all'interno del Louvre per questi lavori. E uno di questi era un giovane artista che poi avrà una certa fama, che si chiamava Pablo Picasso. Comunque, Vincenzo Perugia riportò, diciamo, nascose per più di 2 anni il dipinto a Parigi nel suo appartamento, e poi lo portò a Luino, in Italia, nel suo paese d'origine, con l'intenzione di regalarlo all'Italia, no? Dato che pensava di starlo restituendo dopo le spoliazioni napoleoniche. E nel 1913 Perugia andò a Firenze per cercare di rivendere l'opera, venne proprio qua. Ci fu un antiquario che ricevette una lettera firmata Leonardo, in cui c'era scritto: Il quadro è nelle mie mani, appartiene all'Italia perché Leonardo è italiano. Chiaramente Perugia, con un piccolo raggiro, fu catturato, processato e venne tra l'altro definito mentalmente instabile. Dichiarava cose tipo di aver passato 2 anni molto romantici con la Gioconda appesa sul suo tavolo di cucina e cose del genere. Tra l'altro, dati i buoni rapporti che all'epoca correvano fra Italia e Francia, non esattamente come ora, il dipinto fu lasciato in Italia per molti mesi per essere esposto agli Uffizi a Firenze, all'Ambasciata di Francia, a Palazzo Farnese e anche alla Galleria Borghese, mi sembra, prima di essere riportato al Louvre.
Un'altra cosa interessante è che se la Gioconda è sempre stata in Francia, in realtà ci sono delle cose che Napoleone di Leonardo aveva veramente rubato all'Italia, ma che, di cui pochissimi sanno. Nel 1796 Napoleone ordinò lo spoglio di tutti gli oggetti artistici e scientifici che potevano arricchire i musei e le biblioteche di Parigi, come tutti sanno. Il commissario di guerra francese all'epoca si presentò alla Biblioteca Ambrosiana a Milano, con l'elenco degli oggetti di cui doveva impossessarsi, fra cui i disegni di Leonardo da Vinci. E le casse contenenti tutte le opere d'arte milanesi vennero spedite a Parigi e i codici di Leonardo, che erano il codice atlantico, questo enorme codice che vi dicevo che è il più grande che c'è, più un'altra serie di codici, vennero separati. Il codice atlantico venne portato alla Biblioteca Nazionale di Francia, mentre invece all'Istituto di Francia fu portata un'altra cassa che conteneva gli altri 12 manoscritti più piccoli. Dunque, quando finì tutto quanto, diciamo, nel 1815 le truppe alleate occuparono Parigi e ognuna delle potenze che sconfissero all'epoca la Francia affidarono a un proprio commissario l'incarico di recuperare le opere d'arte che Napoleone aveva rubato agli altri paesi. Ora, la Lombardia, Milano, ai tempi, era un dominio austriaco, per cui non ci andò qualcuno della Biblioteca Ambrosiana che era esperto di tutto quanto, ma in realtà ci andò un tal barone Franz Xaver Ottenfeld Geschwind, qualcosa del genere, incaricato dall'Austria di riprendere gli oggetti d'arte lombardi. E lui non ottenne tutti i codici in realtà. Si presentò alla Biblioteca Nazionale dove c'era il codice atlantico e invece di cercare di rintracciare e di avere gli altri manoscritti si accontentò di altri tre volumetti che erano delle copie di altre cose di Leonardo, neanche tanto ben fatte, e lasciò una ricevuta dicendo che aveva preso tutto quello che doveva prendere, a eccezione di 9 volumi manoscritti che, secondo la dichiarazione dei francesi, dei conservatori, non erano mai arrivati alla biblioteca del re. E con questo la faccenda si chiuse. Quindi, quello che adesso sono i cosiddetti manoscritti di Francia, che sono 12 volumi preziosissimi che contengono una enorme quantità di fogli di Leonardo, in realtà sono in effetti un furto napoleonico, mai restituito in un certo senso, forse anche legittimamente, oggigiorno non ha più molto senso farsi queste domande, ma in effetti sottratto all'Italia. Dunque, un'altra cosa di cui vi volevo parlare è che riguarda in effetti poi tutto quello che è un po' l'immaginario più nuovo di Leonardo, che riguarda ovviamente i manoscritti di Leonardo, sono i famosi, diciamo, i manoscritti contengono i famosi disegni di macchine, di tecnologia che tutti conoscono e che hanno affascinato da sempre tutto il mondo, no? E forse il tema che ha più affascinato tutti quanti è sempre stato quello del volo, delle macchine volanti. In effetti, se Leonardo da Vinci è debitore a tutti i suoi predecessori per gran parte della tecnologia che disegna e rappresenta, diciamo, nel nostro lavoro di ricerca, quello che cerchiamo sempre di fare è quello di collegare i progetti di Leonardo a tutti i progetti dei suoi predecessori. Lo diceva Chiara, prima, giustamente, quello che facciamo all'Opera del Duomo di Firenze parlando di Brunelleschi è far vedere anche dei disegni e delle cose di Leonardo da Vinci che però sono ispirate e non solo, a volte proprio descrivono minuziosamente lavori di altri ingegneri come Filippo Brunelleschi, che non ha niente da invidiare come ingegnere meccanico a Leonardo. Però ecco, a parte, insomma, fra tutti i temi, quello del volo in effetti è proprio un'invenzione di Leonardo. Qui dimostra tutto il suo genio perché applica all'ingegneria meccanica una serie di nozioni che lui desume dall'osservazione della natura su la fluidodinamica, quella che oggi chiamiamo così, cioè la scienza dei moti dell'aria e dell'acqua. Lui è uno dei primi a capire in maniera che proprio le due cose funzionano esattamente nello stesso modo. Descrive una serie di esperimenti in cui dice: se vuoi vedere cosa succede nell'aria dietro un muro quando un vortice si forma a causa del vento, cerca di rifare la stessa cosa in acqua. Prendi una cassetta, mettici dell'acqua, metti dentro della polvere per vedere cosa succede, poi muovici dentro una tavoletta e vedrai i vortici formarsi esattamente come funziona, come succede nell'aria. Quindi
Per lui queste cose sono chiarissime. Il suo senso la sua capacità di osservazione e la sua capacità poi di analisi e deduzione da questo punto di vista è straordinaria. Cioè, bisogna arrivare alla seconda metà dell'Ottocento perché qualcuno inizi a dire delle cose così precise, così esatte, così accurate come quelle che Leonardo dalla fine del 400, all'inizio del 500, riuscì a comprendere tutto questo. Chiaramente poi non aveva gli strumenti matematici per descrivere tutto questo, ma ci sono delle pagine che sono veramente incredibili da questo punto di vista. Dunque, sul volo, però, anche qui ovviamente qualcuno ci ha messo lo zampino e sono nati alcuni interessantissimi miti su Leonardo. Il più incredibile di tutti è questo. Molti, qui non parlo di gente comune, ma gente che ha scritto libri, è convinta che un tal Tommaso Masini, noto anche con uno pseudonimo Zoroastro da Peretola, che nacque quindi proprio qui a Peretola, un sobborgo di Firenze vicino a cui ora c'è l'aeroporto, si buttò dal Monte Ceceri, che è uno dei monti di Fiesole, con una macchina volante di Leonardo da Vinci e cadde. Ora, non esiste alcun documento di nessun tipo che attesti tutto ciò. Tommaso Masini è un figlio di un ortolano, anche se lui diceva di essere un figlio illegittimo di un nobile. E nel 1482 Masini, che è un personaggio vero, un personaggio reale, accompagna Leonardo da Vinci nel viaggio da Firenze a Milano. Vi ricordate la famosa lettera di prima? No? Leonardo viene, in base forse anche a questa lettera, viene accolto a Milano e lui si porta dietro alcuni aiutanti, fra cui c'è effettivamente questo Tommaso Masini, questo Zoroastro da Peretola. Si chiamava Zoroastro perché pare che si dedicasse alle arti divinatorie, no? Quindi Zoroastro. Dunque, nel 1901, un romanziere russo che si chiama Dmitri Sergeevich Mereskovsky scrive un romanzo, eccolo qui, che si chiama Leonardo o la risurrezione degli dei. E in questo romanzo l'autore colloca il Masini, per l'appunto, alla guida di una macchina volante ideata da Leonardo, con la quale si lancia nel vuoto per poi cadere rompendosi una gamba. Vi leggo queste poche righe. Vi ricordo che questa cosa succede a Milano, non siamo sul Monte Ceceri. Avvicinandosi a casa sua, Leonardo scorse di lontano un gruppo di gente e allungò il passo. Giovanni, Marco, Andrea e Cesare stavano trasportando, in mancanza di una barella, su un'ala tutta spezzata e contorta della macchina volante il loro compagno, Zoroastro da Peretola, steso, inanimato, con le vesti a brandelli e insanguinate, il viso mortalmente pallido. Quel che il maestro temeva era accaduto. Il fabbro aveva voluto provare la macchina volante, aveva spiccato il balzo, aveva agitato 2 o 3 volte le ali ed era precipitato al suolo, dove si sarebbe certamente ucciso se una delle ali non si fosse impigliata tra i rami di un albero. Nel romanzo poi la cosa prosegue. Tommaso Masini rimane rovinato per tutta la vita, non è più in grado di muoversi, non parla. E Leonardo si impegna poi, anche tornando a Vinci, a trovargli un posto, qualcuno che lo accudisca. Mereskovsky, che nello scrivere il romanzo, vi ricordo, è un romanzo, quindi un romanzo, un romanziere è autorizzato a scrivere più o meno tutto quel che vuole. Lui in realtà si documenta molto bene, probabilmente ha preso spunto per questo aneddoto da una nota del periodo milanese di Leonardo, in cui raccomanda di tenere un modello, presumibilmente di una macchina volante, ben al riparo dagli sguardi degli operai del cantiere che stavano costruendo il Duomo di Milano all'epoca. Il suo studio era molto lì vicino, era in quella che si chiamava la zona di Corte Vecchia, che era proprio accanto a dove ora si trova il Duomo. Scrive: serra d'asse la sala di sopra e fa il modello grande e alto e avrebbe loco sul tetto di sopra e più al proposito che loco d'Italia per tutti i rispetti. E qui c'è un piccolissimo disegno di una macchina volante. E se stai sul tetto dal lato della torre, quei del Tiburio non ti vedano. Quindi suggerisce di nascondere questo qui, che forse è il modello di una macchina volante, da sguardi indiscreti di curiosi.
Comunque in realtà non successe niente di tutto ciò. Nel 1505, quindi dopo, sappiamo bene che Masini tornò a Firenze con Leonardo, probabilmente era fra i suoi aiutanti quando Leonardo tentò di dipingere la battaglia di Anghiari. E tra l'altro lo sappiamo in perfetta forma dopo la morte di Leonardo a Firenze, dal 1528 al 1533 abbiamo testimonianze, abbiamo dei documenti che ci dicono che godeva di ottima salute. Quindi anche questo incidente milanese è un'invenzione del romanziere. Ora, perché usualmente si pensa che questo sia avvenuto dal Monte Ceceri? Probabilmente perché questo si è intrecciato con un passo che Leonardo scrive, probabilmente cercando di scrivere un verso poetico, qualcosa che esalti i suoi studi sul volo, dove in effetti si cita il Monte Ceceri, ve lo leggo, sta in un codice, si chiama il codice sul volo degli uccelli, è famosissimo, dice: piglierai primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno cecero, che sarebbe il Monte Ceceri, empiendo l'universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture e gloria eterna al nido dove nacque. Tra l'altro, lo stesso codice contiene anche un altro passo che sembra un po' un suo ripensamento, una brutta copia. Sta cercando di trovare la forma per scrivere questa cosa. Dice, per esempio, in un altro foglio, del monte che tiene il nome del grande uccello, cioè il cecero. Il cecero erano i cigni, il Monte Ceceri era pieno di cigni all'epoca. Piglierà il volo il famoso uccello che empirà il mondo di sua gran fama. È sostanzialmente la stessa cosa in un'altra forma. Quindi Leonardo probabilmente sta cercando di scrivere un verso, era anche un poeta, era un musicista a corte, e quindi questo è probabilmente quello che stava cercando di fare. Ecco, nell'immaginario collettivo queste due cose si sono unite, si sono fuse, e qualcuno ha cominciato, forse anche senza malizia, a cominciare a dire che Leonardo ha fatto buttare il suo aiutante dal Monte Ceceri con una macchina volante e questo poveraccio si è schiantato al suolo. Vedete, è l'unione di queste due cose che è diventato un mito. Ora, tutto ciò è diventato così famoso, diciamo così, che ora vi faccio vedere due cose. Se mi date un secondo, vi condivido. Ecco qua, spero che riusciate a vederlo. Questa qui è una targa che sta in cima al Monte Ceceri, vedete, che riporta il passo di Leonardo. Ora, in questo non ci sarebbe niente di male, tutto sommato, cioè si cita un luogo che effettivamente esiste, che per i fiorentini, tra l'altro, è anche abbastanza importante per i fiesolani in particolare, dire, si fregiano di essere stati citati in questo modo da Leonardo. Però le cose non si fermano qui. Se vi faccio vedere questa, a Peretola, luogo natale di Zoroastro, in realtà c'è questa bellissima targa posta dal comune di Firenze che, in memoria del 500° anniversario di questo volo che non è mai accaduto, ha posto una bellissima targa in memoria della straordinaria impresa di Leonardo e del suo assistente. Dunque. A proposito di letteratura, diciamo alla romanzistica su Leonardo, si deve anche un altro prolifico filone di interessanti curiosità su Leonardo. Per esempio, il fatto che Leonardo fosse un esoterico, no? Un custode di segreti iniziatici. Diciamo, il codice Da Vinci di Dan Brown è stato un grande fomentatore di queste convinzioni. In particolare in questo romanzo, Il Cenacolo. Dovrebbe contenere un vero codice, no, di Leonardo. Il dipinto nasconde nei suoi intrecci una sorta di mappamondo che si desume dalle pieghe della tovaglia o qualcosa del genere. E ci sono tutta una serie di linee su questa tovaglia che formano un reticolo che può essere interpretato con una specie di orologio, di calendario cosmico, da cui emerge la data del 21 marzo dell'anno 4006, in cui avrà inizio un cambiamento completo nell'ordine delle cose, che si concluderà il 1° novembre. In realtà, diciamo anche qui, se facciamo parlare Leonardo da Vinci, ci sono molti passi nei suoi codici
che ci indicano chiaramente che Leonardo non era affatto di questo avviso, anzi lui mette in guardia da ciarlatani e venditori di fumo, scagliandosi per esempio contro gli alchimisti. Gli alchimisti, come sapete, cercavano di tramutare gli elementi gli uni negli altri, in particolare cercavano di tramutare il piombo in oro, il piombo pesante quasi quanto l'oro, sembrava non così impossibile all'epoca, evidentemente, trasmutarlo in oro. E questo è quello che scrive Leonardo in uno dei tanti passi dedicati a queste cose. Dice: con grande studio e esercitazione, volendo creare non la men nobile produzione di natura, ma la più eccellente, cioè l'oro, vero figliol del sole, perché più che altra creatura a lui s'assomiglia e nessuna cosa creata è più eterna. Questo è esente dalla distruzione del fuoco, la quale sostende tutte le altre cose create, quelle riducendo in cenere o in vetro o in fumo. E seppur la stolta avarizia in tale error ti invia, perché non vai alle miniere dove la natura genera tale oro, e quivi ti fa suo discepolo, la qual fedelmente ti guarirà della tua stoltizia, mostrandoti come nessuna cosa da te operata nel fuoco non sarà nessuna di quelle che natura adopri al generare esso oro. Cioè sostanzialmente consiglia agli alchimisti di andare a lavorare in miniera, insomma. Voglio dire, sono consigli che anche oggi potremmo dare a alcuni soggetti che ci danno suggerimenti tratti, non si sa bene da quale ambito della scienza o della conoscenza. Un altro passo, per esempio, un'altra delle chimere dell'epoca, oltre alla trasmutazione del piombo in oro, era quello nel campo della meccanica, della produzione di una macchina per il moto perpetuo. I disegni degli ingegneri dell'epoca sono pieni di studi per le macchine del moto perpetuo. Per esempio, sappiamo dai documenti degli archivi dell'Opera del Duomo che addirittura durante la costruzione del Duomo, l'Opera del Duomo finanziò un tale che si chiamava Fannulla per tentare di costruire una macchina del moto perpetuo. E Leonardo, in particolare a queste persone che cercano queste cose, dice: qualunque peso sarà appiccato alla ruota, il qual peso sia causa del moto dezza ruota, senza alcun dubbio il centro di tal peso si fermerà sotto il centro del suo polo, e nessuno strumento che per ingegno fabbricarsi possa, che col suo polo si volti, potrà a tale effetto riparare. O speculatori del continuo moto, quanti vano disegni in simile cerca avete creati, accompagnatevi col ricercatore dell'oro. Quindi li mette esattamente insieme agli alchimisti a lavorare in miniera, se possiamo capire bene. In realtà, gli unici enigmi certi contenuti nei codici di Leonardo sono una lunga serie di rebus illustrati, sono alcuni fogli molto carini di Leonardo, dove ci sono proprio come nei rebus di oggi una serie di disegni inframmezzati da lettere, alcuni dei quali assolutamente fantasiosi. Uno, per esempio, è dedicato al suo nome, no? C'è un leone che è fra le fiamme, quindi Leon. Ardo, ardere, bruciare, che è accanto a un tavolo, che è un desco, e quindi risulta il tutto quanto nella parola leonardesco. Un altro falso mito che discende dalla romanzistica è quello secondo cui l'anatomia sarebbe nata nel Rinascimento, no? In mezzo a divieti e difficoltà di ogni tipo, posti soprattutto dalla Chiesa Cattolica, che era completamente contraria a questo tipo di cose. E Leonardo avrebbe dato grandi contributi praticando di nascosto delle dissezioni straordinarie, però pericolosissime. Ma in realtà non è assolutamente vero. L'anatomia è nata nel Medioevo, molto prima di Leonardo da Vinci, e non ostacolata dalla Chiesa né da altri. Nelle università e negli ospedali si praticavano continuamente dissezioni, e non in luoghi oscuri e nascosti, anche se ogni tanto ci potranno essere state delle difficoltà a causa di qualche affermazione non proprio in linea con certe convinzioni della Chiesa, ma diciamo i veri problemi arrivano dopo, nel 600, per esempio, come sappiamo bene, con Galileo Galilei. Non è quella di Leonardo l'epoca in cui questi ostacoli si ponevano in questo modo. E la fama di Leonardo, tra l'altro, in questo campo non è dovuta tanto ai suoi risultati sul piano medico, fa anche diversi errori, ma più che altro per la sua grande abilità di disegnatore, che invece non era un'abilità degli altri anatomisti, molto più competenti di lui invece dal punto di vista scientifico. Un esempio, per esempio, è Marcantonio della Torre, che insegnava all'Università di Padova e di Pavia, in cui Leonardo studiò dal 1510 al 1511. L'origine dell'interesse di Leonardo
era quello sostanzialmente dell'illustrazione anatomica e ce lo dice, ce lo scrive. Dice, per esempio, in un foglio di Windsor: la vera notizia della figura umana, alla quale è impossibile che gli antichi e moderni scrittori ne potessero mai dare vera notizia, senza un'immensa e tediosa e confusa lunghezza di scrittura e di tempo. Ma per questo brevissimo modo di figurarla, ossia rappresentandola direttamente con dei disegni, se ne darà piena e vera notizia. E a ciò che tal beneficio che io do agli uomini non vada perduto, io insegno il modo di ristamparlo con ordine. Cioè, lui ritiene di essere un eccellente raffiguratore, come in effetti era, di queste cose, e di poter anche compilare magari dei codici che potevano essere copiati e diffusi per diffondere questo tipo di conoscenze. Cambiando un po' tema, fra le bufale che piacciono di più, che ho trovato, ci sono quelle su Leonardo e l'alimentazione. Leonardo è il cibo, la cucina. Tra l'altro quello dell'enogastronomia è un tema che va di gran moda di questi tempi. E fra l'altro sappiamo per esempio che Leonardo ebbe in dono una vigna a Milano. Per cui sulla base di questo si sono scatenati moltissimi a cercare di inventare o addirittura ricostruire il vino di Leonardo da Vinci e cose del genere. Diciamo però la cosa più interessante di tutte è forse questa qui, ve la faccio vedere. Questo libricino. Allora, questo è un libro in cui sostanzialmente si racconta che Leonardo da Vinci, come si sa, per guadagnarsi la protezione dei potenti, dovete occuparsi di cose molto meno nobili dell'arte e della ricerca teorica, scientifica. Per esempio, dovete impiegare una parte del suo tempo in organizzazione di scenografie, per esempio, di grandi feste di corte. Può darsi che abbia anche contribuito all'ideazione di banchetti. Però, ecco, tutto il resto è sostanzialmente leggenda. In questo libricino che vi ho fatto vedere, si narra dell'esistenza di un fantomatico codice Romanov, che è un insieme di documenti attribuibili a Leonardo e che sarebbe custodito in Russia all'Ermitage, ma che il museo e i russi negherebbero di possedere. Questa in realtà è un'invenzione totalmente goliardica dei due autori, che sono Shelag e Jonathan Ruth. E che su questo mito loro dicono di riportare qui dentro degli appunti culinari di Leonardo ripresi da una copia del codice realizzata di straforo da un tale Pasquale Pisapia nel 1931. Ora, per farvi capire chi sono gli autori, il primo autore è la moglie e il secondo autore è Jonathan Ruth. Questo qui è uno degli inventori di Candid Camera, famosissimo programma televisivo, prima radiofonico e poi televisivo, e che insieme tra l'altro a un altro personaggio abbastanza curioso che si chiama John Glashan, ha creato una serie di piccole guide turistiche, chiamiamole così, fra le quali vi cito The Good Loo Guide, vuol dire la guida ai migliori posti, ai migliori bagni, ai migliori pisciatoi, se si può dire, scusate il termine, di Londra, The Guide Porcelain to the Louvre of Paris, stessa cosa su Parigi, scimmiottando una serie di guide che nella fine degli anni 60 andavano per la maggiore. Diciamo, la parte introduttiva del libro è abbastanza grottesca, no? Totalmente priva ovviamente di citazioni e di fonti, che come abbiamo imparato bene in questi tempi, quando si parla di fake news e si trova una notizia, se non altro, diciamo, non in linea con quello che normalmente si ritiene, insomma, che sia il sentire comune, le notizie che conosciamo normalmente, appena c'è una voce fuori dal coro, la prima cosa è cercare innanzitutto di capire quali sono le fonti. Ovviamente questo libro è totalmente privo di fonti. Ed emerge una figura di un cuoco pasticcione che manca di qualunque senso pratico, no? Che tenta di applicare il suo genio alla cucina ideando delle macchine totalmente sovradimensionate per i loro scopi. Vi faccio vedere anche qui una cosa. Loro riportano sul libro questo bellissimo disegno di
di una macchina che è un tritamanzi, no? È un dispositivo che serve a macinare un manzo intero, lo vedete imbracato, no? E tenuto in piedi con questa struttura a cui lavorano tutti questi uomini insieme. Ora, in realtà questo disegno non è altro che un'alterazione di un vero disegno di Leonardo, che è questo, che tra l'altro è uno dei disegni più belli di Leonardo, è un disegno conservato nella collezione di Windsor a Londra. Dove in realtà il vero soggetto è un cannone, no? A cui nel disegno finto è stato sostituito questo povero bue che deve essere tritato intero. Dunque, allora, scusate, mi sono perso. Allora. Ok, ci dovremmo essere. Allora, tra l'altro la storia che raccontano in questo libro è anche divertente, cioè Leonardo dovrebbe aver aperto una locanda che si chiamava Le Tre Lumache, mentre era apprendista nella bottega del Verrocchio, e poi, avendo avuto successo, ne avrebbe aperta una più grande che si chiamava Le Tre Rane, insieme al suo socio che doveva essere Sandro Botticelli. E qui avrebbe fatto degli interessanti esperimenti culinari, ideando dei piatti inconsistenti, no? Cioè entrati tutti su verdure intagliate, bocconcini minimi in stile Nouvelle Cuisine, attirandosi le ire degli avventori e anche del suo socio, fra l'altro. Quindi la storia è anche molto divertente se letta con il giusto spirito. Però in moltissimi purtroppo ci hanno creduto e hanno anche scritto di questo. Dopo vi lascerò una piccola bibliografia minima, vi faccio vedere due o tre cose per chi vuole può approfondire. Ci sono invece degli studi, diciamo, un po' più seri su Leonardo della Cucina. Ora non ce ne sono tantissimi perché in realtà di Leonardo e l'alimentazione non è che sappiamo moltissimo, dai codici di Leonardo non è che abbiamo poi tutte queste informazioni. Una delle cose che a molti piace credere, e anche questo ha un'origine, è che Leonardo fosse vegetariano o addirittura vegano. Ora, io vi posso dire quali sono le fonti vere che abbiamo, e poi ognuno si farà un po' la sua opinione. Dunque, l'esploratore di origini empolesi, Andrea Corsali, inviò dall'Estremo Oriente due lunghe relazioni a Giuliano dei Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, che era il fratello di Papa Leone X, quindi patrono di Leonardo da Vinci. E nel 1516, il 1º gennaio, mi sembra, scrive: Fra Gova e Rusicat, ove Carmania, sostanzialmente siamo nella zona del Pakistan, fra Pakistan e l'India, vi è una terra detta Cambaia, dove l'Indo fiume entra nel mare. È abitata da gentili detti Guzzarati, grandi mercatanti. Vestono parte di loro all'apostolica e parte all'uso di Turchia. Non si cibano di cosa alcuna che tenga sangue. Né fra essi loro consentono che si noccia ad alcuna cosa animata, come il nostro Leonardo da Vinci. Vivono di risi, latte e altri cibi inanimati. Ora, in questa lettera si dice che Leonardo da Vinci, secondo quanto dice questo ambasciatore, non avrebbe fatto del male a creatura vivente. Notate, dice questo, non dice che lui si nutre di vegetali, se vogliamo leggere la lettera per bene. Ora, l'unica altra fonte che abbiamo è la biografia del Vasari, che è la principale fonte biografica su Leonardo, che tramanda un aneddoto in cui dice che Leonardo era solito passare nei luoghi come i mercati, per esempio, dove si vendevano gli uccelli, e lì, dopo averli acquistati, si dilettava a lasciarli liberi di volare fuori dalle gabbie, il che sembrerebbe essere un atteggiamento di una persona che ama gli animali. Fin dalla più tenera età ho rifiutato di mangiar carne e verrà il giorno in cui uomini come me guarderanno all'uccisione degli animali nello stesso modo in cui oggi si guarda all'uccisione degli uomini. Questa è una celebrissima frase attribuita a Leonardo da Vinci, moltissime anche in alcuni libri è riportata come tale, ma in realtà, se vi faccio rivedere, è il solito buon vecchio Sergej Mereskowski che nel suo romanzo scrive questa cosa, ed è lui che la scrive nei codici di Leonardo questa frase.
non esiste. Tra l'altro, nello stesso romanzo ci sono anche altri piccoli passaggi dove delle cose che dicono Zoroastro o anche il re di Francia, che farebbero intendere che Leonardo si nutrisse di soli vegetali. Però nasce da qui la cosa. Quello che possiamo dire, invece, d'altra parte, è che Leonardo di sicuro non era un animalista, non come lo intendiamo oggi, per esempio. Di sicuro no. Per esempio, lui scrive come una libellula, una volta privata di due delle sue quattro ali, non sarà più in grado di volare come prima. E osserva poi, per esempio, che privando una rana della testa, le sue zampe continuano a reagire agli stimoli e suggerisce di spuntare o di sporcare col miele le ali di una mosca per apprezzare la differenza di suono in volo, dimostrando così che la causa del ronzio sono effettivamente le ali. Oppure, andando a leggere di nuovo nella biografia del Vasari, dice Leonardo fermò in un ramarro trovato dal vignaiuolo di Belvedere, il quale era bizzarrissimo, di scaglie di altri ramarri scorticate, ali addosso con mistura d'argenti vivi che nel muoversi quando camminava tremavano. E fattoli gli occhi, corna e barba, domesticatolo e tenendolo in una scatola, tutti gli amici ai quali lo mostrava per paura faceva fuggire. Quindi, se possiamo credere alla biografia di Vasari, che come sappiamo dobbiamo in qualche modo prendere cum grano salis, come si dice, però Leonardo teneva un ramarro addobbato di resti di altri ramarri in una scatola, per far paura ai suoi amici. Quindi, diciamo, di sicuro non era un animalista come lo intendiamo oggi. Nel merito però del vero e proprio stile di alimentazione di Leonardo, i riferimenti certi non sono molti, anzi direi che sono molto pochi. Vi leggo un breve passo, in cui parla dell'alimentazione. Dice: se vuoi star sano, osserva questa norma. Non mangiare senza voglia a cena leve. Mastica bene e quel che in te riceve sia ben cotto e di semplice forma. Chi medicina piglia, mal si informa. Guardi dall'ira e fuggi l'aria greve. Su dritto sta. Quando da mensa leve, di mezzogiorno fa che tu non dorma. E il vin sia temperato, poco e spesso, non fuor di pasto né a stomaco vuoto, non aspettar né indugiare il cesso. Se fai esercizio, sia di piccol moto, col ventre resupino e col capo depresso non star, e sta coperto ben di notte. Il capo ti posa e tien la mente lieta, fuggi lussuria e attieniti alla dieta. Quindi sono delle pratiche, diciamo, di buona alimentazione, come si intendevano al tempo, e anche di gestione della propria persona. Ci sono poi, per esempio, delle liste della spesa, queste sono interessanti, ci sono delle liste della spesa che spesso non sono scritte di proprio pugno da Leonardo, sono scritte da degli allievi della sua bottega, ne aveva vari, nelle quali si trovano praticamente sempre elencati la carne o il pesce. Ovviamente questi cibi forse non erano destinati a lui, ma agli altri appartenenti alla sua bottega, ma non c'è assolutamente modo di stabilirlo. Queste qui sono abbastanza interessanti, alcune di queste liste ci riportano, diciamo, un po' all'epoca, a quello che era la vita proprio concreta. Vi leggo giusto qualche passo di alcune di queste. La mattina di Santo Zanobia di 25 de Mago del 1504 ebbi da Leonardo da Vici ducati 15 d'oro e cominciai io a spendere. Sabato a Mona Margherita soldi 64 denari 4. A Resuotere l'Anello soldi 58 denari 8. Panni soldi 13, barbiere soldi 4. Di banco debito soldi 7. Veleto, soldi 2, vino, soldi 9, denari 4, pane, soldi 6, denari 4, carne, soldi 4, more, soldi 2, denari 4, funghi, soldi 3, denari 4, insalata, soldi 1, frutta, soldi 1, denari 4, candele, soldi 3, pece, soldi 1, farina, soldi 2. Domenica, pane, soldi 6, vino, soldi 9, denari 4. Carne, soldi 7, minestra, soldi 2, frutta, soldi 3, denari 4, candele, soldi 3, denari 4. Lunedì, pane, soldi 6, denari 4, carne, soldi 10, denari 8, vino, soldi 9, denari 4, frutte, soldi 4, minestra, soldi 1 e denari 8. Martedì, pane, soldi 6, carne,
soldi 11, vino soldi 7, frutte soldi 5, minestra soldi 2, insalata soldi 1. Tutte queste testimonianze, oltre al puro valore documentario, come anche i rebus o certi disegni di oggetti di uso quotidiano, ce ne sono per esempio alcuni bellissimi di trappole per topi, Leonardo ne disegna di veramente fantasiose, oppure il disegno per una borsetta da signora, tutta decorata, oppure una sedia per fare fisioterapia, aprono degli scorci molto, molto interessanti sulla vita di Leonardo e anche di altri personaggi come lui che vivevano al tempo e che sono notissimi per tutt'altro, ma spesso non per la parte più umana, no, delle loro figure. Per esempio, un altro esempio eccellente per dire è Michelangelo Buonarroti. È conservato qui a Firenze, in casa Buonarroti, un foglio bellissimo, dove sul retro di una lettera che è datata 1518, Michelangelo scrive per un suo servitore una lista della spesa. Però, siccome il servitore, siamo abbastanza sicuri che sia così, è analfabeta, gli fa i disegni, fa tutti i disegnini accanto alle voci, e scrive pani 2 e disegna due piccoli pani, un boccal di vino e fa un disegno bellissimo di un piccolo boccale, proprio con due righe, ma potete immaginare cosa esce dalla mano di Michelangelo Buonarroti. Una ringa, tortelli, una salame, quattro pani, un boccal di zodo, un quartuccio di bruschino, un piattello di spinaci, quattro alici, tortellini, sei pani, due minestre di finocchio, un boccal di zondo. Tutta questa umanità, no? di questi personaggi restituiscono un po' a volte, no? a questi che sono per noi delle icone, no? Gli rendono un po' un'anima. Questi personaggi spesso sono come dei veri miti, no? che non hanno più, che hanno completamente perso la loro dimensione umana, che invece a volte si legge dei passaggi. Ce n'è uno che è famosissimo di Leonardo, che è quello con cui vorrei concludere questa breve cosa che vi ho proposto, dove Leonardo, in mezzo a una complicatissima dimostrazione matematica, scrive così. Avete presente le dimostrazioni matematiche? Dicono, in base alla prima affermazione posso dimostrare che nel secondo passaggio, e proprio in linea con uno stile del genere, dice: questa lista, segnata con le sue divisioni lettera A in sé, raccolte e congiunte la valuta di questi quattro vari paralleli NMOP. Dammi la larghezza dei paralleli nelle fronti A e B e io ti darò la lunghezza dei medesimi paralleli negli angoli CD del medesimo parallelo. E così de converso, se mi darai la lunghezza dessi paralleli, io ti darò la loro larghezza, e eccetera, perché la minestra si fredda. Quindi Leonardo interrompe la sua dimostrazione perché è stato chiamato a cena. E questo è interessante, tra l'altro, perché è anche una delle cose più tarde, ormai è in Francia, ormai è anziano, alla fine della sua vita, e quindi si immagina che qualcuno per lui avesse cucinato una bella minestra e l'abbia richiamato a cena o a pranzo. Dunque, per chi volesse approfondire tutti questi argomenti, vi suggerisco alcuni volumi che potete consultare. Dunque, il primo che vi suggerisco è una biografia di Leonardo da Vinci. È scritta da Carlo Vecce, che è uno dei massimi studiosi di Leonardo ad oggi, è un filologo dell'Università di Napoli, ed è una biografia rigorosissima, scientifica, ma ha il pregio, siccome Carlo, che è anche un caro amico, è un filologo e scrive benissimo, diciamo ha uno stile, pur essendo una biografia, che sembra quasi un romanzo, quindi si legge benissimo, scorre benissimo, non è neanche eccessivamente lunga. E tutto quello che c'è lì dentro, seppur con un tono appunto leggermente romanzato, ma è assolutamente accertato e asseverato da documenti, quindi ve la raccomando caldamente. Per quanto concerne invece Leonardo da Vinci come un
come ingegnere. Questo è un volume scritto da Romano Nanni, che è l'ex direttore del Museo Leonardiano di Vinci, con cui ho avuto l'onore di collaborare. Purtroppo nel 2013 è morto. Ho scritto anch'io qui sopra, c'è cioè un mio breve contributo, che fa un quadro generale di Leonardo inserito come ingegnere nel suo tempo, al suo tempo. Anche qui si cerca un po' di riportare la figura di Leonardo a quella di un ingegnere del Rinascimento, non l'inventore dell'ingegneria del Rinascimento. E attraverso tutta una serie di contributi si delinea un quadro abbastanza articolato della figura di Leonardo, un assoluto genio, ma un genio fra molti altri. Per quanto riguarda invece Leonardo artista, che non è il mio tema, io mi occupo di tecnologia, ma mi sento caldamente di raccomandarvi questo volume scritto da Pietro Marani, che è forse il più grande storico dell'arte che si occupa di Leonardo da Vinci. Scusa Alex, ti interrompo perché forse tu stai presentando delle diapositive in questo momento, perché noi Sì. non le vediamo, eh. Okay, il mio computer sostiene le sta... Aspetta. Non le vedete? No. Okay. Provo a rifare la Ah, io le condivisione. vedo, qualcuno le vede, Grazie. sono io che non le vedo. Ah, bene, perfetto, Allora, loro il le vedono, sono rimando. io che non le vedo. Ah, Bene, ok. perfetto, Momento di ritardo. perfetto. Va bene, le vedono tutti. Ops. Sono io. Allora. Ok, scusa, scusate tutti. Io le vedo, non le vedevo io. Allora, le vedete ora? Ok, allora, vediamo un po'. Sì, tutti le Allora. hanno viste fin dall'inizio. Ah, ok, va bene. Comunque, aspettate che sono ripartito la condivisione. Aspetta, che stavo in videoconferenza, ora faccio casino. Chiara, le vedi adesso? No, io no, però gli altri le vedevano, quindi Comunque, va bene così, le vedono tutti. Eccoci dicono che si vede. Comunque, allora, vi stavo dicendo, Pietro Marani, qua. ingegnere della Fiorio. Ah, ok. Buonasera. Aspettate, c'è qualcuno che ha il microfono attivo. Bene. Niente, questo è un libro sulla storia di Leonardo Artista, anche lui messo in relazione con le botteghe dell'epoca di Firenze quando era un apprendista, più altri aneddoti, eccetera. Fa fare un'analisi proprio delle sue opere calate nel contesto storico e sociale dell'epoca, lo trovo molto interessante. E infine vi suggerisco questo libro a proposito di Leonardo e la cucina, che è un tema che appassiona tantissimi. Questa è una nuova edizione, io ho la vecchia edizione del 2006, quindi non sono sicuro che sia esattamente uguale, ma mi sentirei di dire che lo è. Questo è un libro scritto da un giornalista che si occupa di cucina, che ha fatto un'operazione niente male, cioè ha raccolto un po' tutto quello che c'è, che non è molto, come vi ho detto, su Leonardo, e l'ha messo anche lui in contesto, ci ha messo accanto tutta una serie di documenti del tempo, di trattati del tempo. Per esempio ci dà conto di un trattato molto interessante che si chiama il Trinciante, che è un trattato di come si tagliano le carni a corte. C'era questo personaggio che era il Trinciante, per l'appunto, che era come una specie di capo cuoco, il maître, che si occupava di portare a tavola al desco dei commensali queste grandissime portate di carne e di tagliarle in aria, sui piatti dei commensali e dei signori. Era un'arte quella del Trinciante, e c'è stato scritto per l'appunto un vero e proprio trattato sopra, e qui ci sono tutta una serie di considerazioni, riporta anche delle belle immagini da questi trattati, quindi se vi interessa l'argomento direi che questo è un ottimo punto di partenza. Dunque io con questo avrei concluso e spero che ci siano un po' di domande o di curiosità a cui rispondo molto volentieri. E a questo punto, diciamo, avendo tutti silenziati, se qualcuno ha delle domande lo può scrivere nella chat che è a destra e io vi attivo il microfono, a meno che non lo possiate fare in maniera autonoma, non so. Ora. Non vedo altre domande e io invece ne avevo una per te, Alex, legata proprio a quello che ci hai raccontato e alle varie storie che gravitano intorno alla storia di Leonardo da Vinci. Esattamente, secondo te è legato al rilancio del periodo fascista, questa immagine di Leonardo italico, genio, capace di... Assolutamente.
Cioè, è riconducibile tutto lì a una scelta di propaganda politica? Assolutamente sì, assolutamente sì. L'anno scorso, il 2019, è stato l'anno delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e ci sono state tutta una serie di iniziative su questo. C'è stato anche un volume, aspettate, ve lo posso anche far vedere. Se vi interessa, questo qui, Leonardo 1939, è un volume, anche qui ho dato un contributo, che cerca di ricostruire proprio la storia di questo mito costruito dal fascismo per esaltare il genio italico. Ora, non che Leonardo, come avete visto, non fosse noto, non fosse apprezzato, non fosse ritenuto un genio straordinario ed un uomo dell'umanesimo forse inarrivabile, però è proprio questo modo di narrarlo, no? Come il genio, prima di lui era il niente e lui ha inventato tutto. Astrarre completamente la figura di Leonardo dal suo contesto storico per farne un genio assoluto è un'invenzione della propaganda fascista. In questo volume è abbastanza ben documentato, abbiamo raccolto molti documenti, molti passaggi, soprattutto poi nella costruzione di questa mostra che si fece nel 1939, questo è il motivo per cui il libro si chiama Leonardo 1939, diciamo, tutta questa costruzione propagandistica culminò con questa mostra colossale, ancora oggi è la più grande mostra mai realizzata su Leonardo, di cui ci sono tantissime tracce, abbiamo i cataloghi della mostra e abbiamo tutta la letteratura di regime, prima, dopo, le discussioni fra chi partecipò, chi non volle partecipare, quindi è ben documentata tutta questa storia ed è molto interessante, fra l'altro, ha più a che fare con appunto la storia della nostra, la storia dell'Italia recente, prima della seconda guerra mondiale, che con Leonardo, ma è veramente, veramente molto affascinante più su come un regime come quello fascista stava cercando di legittimare una propria autonarrazione anche attraverso strumenti come questi. Scusami, ecco Alex, avevo ci fanno alcune domande, per esempio ci chiedono se, sapendo questo, quindi legami col fascismo, perché si continua a presentare Leonardo in questo modo, e poi ci chiedono anche se si puoi accennare a qualcosa sulle relazioni tra Leonardo e gli altri geni del Cinquecento. Certo. Dunque, posso fare un'altra domanda? Così metti insieme tutto? Sì. Sì. E parlando di fake news, ho letto da qualche parte che Leonardo, quando era a Firenze, ha avuto anche dei problemi con la giustizia. Ne sai qualcosa? Sì, questo è vero. Leonardo è stato coinvolto in un processo per sodomia, insieme a un'altra serie di giovani rampolli dell'epoca. Questo qui sta nei documenti del Comune di Firenze, sono proprio gli atti. Nell'archivio di Stato qui a Firenze si possono leggere i nomi di tutti questi soggetti, ma siccome era in buona compagnia, lui era un giovane apprendista nella bottega del Verrocchio, ma era in compagnia di, per esempio, i figli della famiglia Strozzi, cioè giovani nobili fiorentini, per cui tutta la faccenda fu immediatamente insabbiata, non se ne fece di niente. Però se non fosse stato così, forse avrebbe rischiato, è vero. E un'altra domanda, appunto. Sempre sulla relazione. A quelli prima, perché la narrazione continua a essere questa? Allora, io vi posso dire che la narrazione non continua a essere questa, ovvero. Chi studia Leonardo non ha affatto questo tipo di narrazione. Purtroppo la divulgazione ancora oggi è legata un po' a questi stereotipi. La divulgazione purtroppo in qualche misura è, come dire, è legata a problemi di audience, di ascolti, di quanti comprano i libri e cose di questo tipo. Per cui se andate a vedere i cataloghi di una grande mostra fatta da personaggi che hanno credito scientifico, accademico, non troverete mai questi toni. Seppur, ripeto, nel descrivere e dipingere Leonardo come un assoluto genio, non c'è dubbio, ma è un uomo del suo tempo, è un uomo che deve molto
al suo tempo, al suo contesto, da cui impara, che critica, rispetto al quale a volte fa degli errori. Però d'altronde però non tutti quelli che parlano di Leonardo, proprio perché Leonardo è un argomento così affascinante, così pop per certi versi, si occupano di Leonardo anche con un buon successo di pubblico, tante persone che di attività scientifica non ne fanno affatto. Ora non posso mettermi io qui adesso e non voglio fare nomi e cognomi, ma ci sono iniziative, soggetti anche molto noti di successo che insomma, voglio dire, è anche abbastanza facile individuarli, perché nel momento in cui vedete una mostra che ha un certo successo di pubblico, i cui autori, i cui curatori, provate a cercare su internet e vedete che non hanno una sola pubblicazione scientifica, non sono mai stati invitati a un convegno, non hanno mai partecipato ad un dibattito scientifico, e vedete i modelli e il modo con cui vengono presentate queste macchine, in modo trionfalistico, in modo assolutamente, in modo da carpire l'attenzione del pubblico, però senza, secondo appunto chi lo studia davvero, rendere giustizia a quella che è sul serio la sua figura, ecco, vi trovate di fronte a una di queste operazioni che purtroppo sono tante, è facilissimo trovarle. Posso dire, è facile tanto quanto trovare invece della buona letteratura in materia o una mostra fatta bene. L'anno scorso... Abbiamo un'altra, scusami. Abbiamo una domanda ulteriore che ci chiede la Rubina, ci chiede appunto, si dice che Leonardo introduca il concetto di prospettiva aerea in pittura, e se ci puoi dire due parole al riguardo. Dunque, allora, come vi ho detto, mi occupo di tecnologia e di storia dell'arte. Comunque Leonardo sicuramente è un iniziatore di molte... è uno che introduce anche lì. Quando si parla, per esempio, di nuove modalità di rappresentazione come la prospettiva, le vedute a volo d'uccello, per esempio l'invento della prospettiva, come tutti sanno, in disegno, è Filippo Brunelleschi, niente poco di meno che. Però Leonardo ha la capacità, Leonardo ha questa capacità straordinaria, quella di prendere una conoscenza che ha acquisito in un ambito e di trasportarlo in un altro. Per esempio Leonardo è forse il primo cartografo moderno. Quando si parla di vedute dall'alto a volo d'uccello, le carte di Leonardo da questo punto di vista sono assolutamente straordinarie, non che siano le uniche, non che siano le prime, ma è il primo che adotta tutta una serie di strategie di rappresentazione che vengono dalle sue capacità in pittura, che vengono da alcune innovazioni che comunque circolavano all'epoca, e ne fa qualcosa che di fatto assomigliano a quello che poi sono le moderne convenzioni di rappresentazione. Anche nel disegno meccanico comincia a fare degli esplosi di macchinari, facendo vedere le parti una insieme all'altra, come stanno una accanto all'altra, ma di fatto è molto simile a quello che oggi è la normativa con cui rappresentiamo questi tipi di dispositivi, però se l'è cavata dal cilindro. Ripeto, è un assoluto genio che però deve molto a quello che aveva intorno. E ancora un'altra domanda, se questa più privata, intima quasi, la mostra su Leonardo a Santa Maria Novella le è piaciuta, seppure piccola? Quella su Leonardo Botanico? Immagino di sì. Sì. Dunque, sostanzialmente Leonardo non c'era niente. Cioè, era anche interessante, ma spacciato, come dire, Leonardo è stato preso un po' come scusa per richiamare l'attenzione, perché poi non era una mostra su Leonardo, tutto sommato, c'era molto poco. Su Leonardo e quei temi si sarebbe potuto dire abbastanza di più, devo dire. Ci sono alcuni studiosi che si occupano di Leonardo e la chimica, tutto quello che sono le tecniche di estrazione da essenze vegetali. Leonardo disegna un sacco di apparecchi tipo alambicchi, eccetera. C'erano alcune di queste cose in mostra, però diciamo il centro di tutto quanto alla fine era un po'... non era Leonardo, secondo me. E invece Francesca Molino ci chiede se puoi ricordare di che cosa parla il primo libro, che hai citato. Vi faccio vedere, questa è l'edizione che ho io, è la vecchia edizione. È una biografia di Leonardo. È forse la biografia più abbordabile su Leonardo da Vinci, molto ben scritta. È scritta con un linguaggio che è quasi da romanzo, ma in realtà è una vera biografia di Leonardo. Bene, ora proviamo a condividere magari sulla chat il file, Alex, quello che hai preparato per la bibliografia.
Marco Mocellin ci segnala che molte cantine nel Chianti raccontano ai turisti che Leonardo sia l'inventore del colmatore, uno strumento con sifone utilizzato sulle botti di legno. Pare invece sia stato inventato da un sacerdote dell'Ottocento. Ne sai nulla? Questa non la so. Bene, approfondiremo. Allora, vi metto qui, vediamo se mi riesce. Nel frattempo che tu condividi la bibliografia, io mi avvio a questo punto ai saluti. Grazie Alex, prima di tutto. Grazie a tutti voi. È stato molto piacevole, credo che come esperimento possa funzionare, quindi vi do appuntamento per venerdì prossimo sempre alle 5. E la prossima lezione sarà e videoconversazione sarà dedicata al potente racconto della natura e quindi alle infinite possibilità che abbiamo di leggere e interpretare un'opera d'arte utilizzando sguardi e prospettive diverse. Ricordo a tutti che noi siamo il progetto Amir Project, che è un progetto che dal 2018 propone visite con mediatori stranieri nei musei, chiese, gallerie qui a Firenze e a Fiesole. È un progetto che oggi ovviamente è in pausa dovuto alla chiusura di tutte le istituzioni, quindi del lockdown, ma che sta proponendo video sui canali social e proviamo a mantenere un legame. Credo che sia importante accorciare le distanze e trasformare questo distanziamento sociale in un distanziamento fisico e basta, ma mantenere legami forti da un punto di vista di comunità e di rapporti con i nostri pubblici. E quello che abbiamo scoperto è che questi pubblici vengono da tutto il mondo e anche quello scompone e scompiglia ogni aspettativa. Hanno partecipato a questa videoconversazione di oggi persone dall'Oklahoma, dall'Ohio, persone da varie parti del mondo. E quindi ringrazio tutti e vi do appuntamento alla prossima puntata, come si dice in televisione, quindi venerdì prossimo alle ore 17. Chi ha già provveduto a fare l'iscrizione non avrà bisogno di rifarla, quindi riceverà soltanto il link. Tutti coloro che invece continueranno a iscriversi in questa settimana verranno ricontattati perché possano collegarsi. Grazie tanto a tutti, grazie Alex. Grazie a tutti, grazie tantissime. E buon lavoro. E buon fine settimana soprattutto. A voi.